Onorevole Bazzanini, arriva subito. Onorevole chiedo Bazzanini, scusa un attimo, se il tifoso che già dice che non mi fate parlare, onorevole Bazzanini, io le propongo, come ho fatto oggi con l'onorevole Intini, di fare una scheda quando il politico è presente, scrivendo sotto il nome dei partiti e poi NB, nessun avviso di garanzia, perché cominciamo a fare qualche confusione e mi comincio a preoccupare. Allora, il tifoso è pronto per Bazzanini parlare. Bazzanini risponderà sia a Funari che... Sta provando, eccolo. Allora. Ecco, è vero che le Olimpiadi si faranno nel 2000, è vero, però gli appalti inizieranno, gli investimenti inizieranno nel 94, giusto? Sì. A questo punto, dico io, ma rinunciamo una volta tanto a un evento storico, facciamo in modo che Milano dimostri di essere una città pulita, rinunciamo a un evento storico perché già, secondo me, un evento storico sarebbe già la ricostruzione morale di Milano e di tutta l'Italia. Quindi a te come tifoso interessano le motivazioni politiche che stanno dividendo? Aldo, non abbiamo chiarito. Ha ragione. Non le vuole, non le vuole. Ma dimostriamo di essere moralmente puliti. Speriamo, ricostruiamo Milano moralmente anche tutta l'Italia. Ma noi stiamo facendo... A questo punto mettiamo a capo di tutto Di Pietro. Lei ha ragione. Facciamo gestire tutto a Di Pietro. Perciò a questo punto noi stiamo facendo della disinformazione. Ti do il mio portafoglio. Gli do anche io il mio contributo. Guardi, scusi, lei ha ragione, però ignora un fatto e forse cambierà idea quando... Noi dobbiamo spiegare qual è questo progetto, non l'abbiamo spiegato. Cioè, noi cittadini, a differenza di Italia 90, noi cittadini non pagheremo assolutamente niente, perché verranno le Olimpiadi, ma scusa, hanno detto questo e poi lo manterranno, perché loro non chiedono nessun aiuto. Ma non è vero, perché saranno soldi dello Stato spesi su quelle cose. Ecco, quelle opere. Spieghiamo, Aldo, facciamo spiegare dal sindaco il progetto, cioè... C'è un consorzio di industriali che dice: noi attraverso pubblicità rimedieremo 1.446 milioni, ne spenderemo, lasciando poi... Ma siamo sicuri che non lasceranno una nuova Tangentopoli da quelle opere? Ma perché dobbiamo essere... Moragge, chiedo scusa, non l'ho mai fatto, mi sembra inopportuno nel momento in cui c'è gente nelle miniere o sulle ciminiere che chiede lavoro. Ma non è vero che l'Italia è fatta da disonesti, non è vero, ci siamo anche noi che siamo onesti, ma perché non dobbiamo batterci? Perché dobbiamo confondere sempre? Una minoranza è disonesta, non siamo tutti così. Va bene, ma senta, ma chi è che poi pagherà le spese? Sempre i cittadini, i contribuenti, no, giusto? Ma quando lo Stato troverà in bilancio negativo, che faremo? Scusi. No, attraverso questo consorzio loro rimedieranno la cifra.